Nel clou, Massimo, diciamo le serate fondamentalmente si svolgono che cominciamo con i match per scaldare la serata fino a terminare con gli ultimi match, sono i match clou della serata, quindi l'ultimo match che di solito è il main, il principale della serata. Ma io penso sì, l'ultimo match di solito è il clou della serata, ma io vedo che qui ogni match è un po' il clou della serata, livello tecnico veramente elevato, gli atleti che faranno questo match sono atleti di due scuole diverse, con ovviamente delle preparazioni tecnico-tattiche e strategiche particolari. Gli atleti si conoscono, quindi sicuramente anche questo sarà un match, un po' una partita di scacchi, molto combattuto sicuramente. Ma gli atleti avranno preparato delle strategie in palestra. Vedremo la strategia vincente. Questo è un match veramente una partita a scacchi. Mi interessa particolarmente perché il vincitore di questo match potrà fare qualcosa a livello internazionale. Vediamo, sono particolarmente curioso. Flavio Fumagalli a scuola Kick & Punch all'angolo rosso e Edoardo Brigliadori all'angolo blu della scuola K1. Stiamo parlando di Edward Lady, la categoria 81 kg, entrambi i fisici sono snelli, longilinei, quindi prevediamo grande spettacolo, probabilmente un buon uso delle ginocchiate, controllo da parte di Claudio Aveni, grande arbitro che sta controllando che sia pulito e che siano effettuate le giuste procedure di controllo pre-match, controllo del paradenti. Ed ecco qui gli atleti che si scrutano negli occhi, sentono l'odore della guerra, della battaglia, di mettere in pratica i compiti che si sono svolti a casa. Silenzio, e adesso a parlare è solo e semplicemente il ring, tutto il resto non conta. Live the show, si parte subito. Duri calci, un atterramento da parte di Flavio Magalli ai danni di Edoardo Brigliadori. Si ricomincia subito. Buon montante di Brigliadori, penso che il... A livello tecnico per le braccia Brigliadori abbia uno scenario maggiore. Fumagalli è un buon kickers. Vediamo il match, ovviamente sta iniziando ora. Bei scambi, bella ginocchiata di Fumagalli. E lavora bene col ginocchio Fumagalli. Ha un'ottima ginocchiata, un'ottima scelta di tempo, una scelta della distanza. Buono il frontale, adesso bloccato rapidamente, ricordiamo che K1 si può bloccare, come diciamo prima. Bloccare e colpire, va a rilasciare subito la gamba, non può essere trattenuta. Colpi molto duri, va avanti. Bel gancio di Brigliadori, bel gancio corto, secondo me Fumagalli non deve accettare quella distanza. Sì, è vero, sembra Fumagalli accusare di più le braccia del suo avversario e... Quando si accorcia la distanza, ecco ancora che cerca la corta distanza, l'angolo blu per colpire, ha sofferto sul low kick, forse parti basse. Sì, un po' basso. Involontario. Ovviamente involontario, un match assolutamente corretto. Chiaramente intervento dell'arbitro, un avviso al Fumagalli. Avviso di Fumagalli, si riparte. Ancora Brigliadori con le braccia. Fumagalli deve prendere la distanza secondo me. Stanno colpendo. Lo vedo più lucido Fumagalli, Lo vedo più lucido, più presente. Brigliadori un po' si sta scomponendo un po'. È vero. Sembra Fumagalli essere quasi un diesel, no? Sta partendo, prendendo distanze e sembra essere mantenere quel tipo di attitudine. Fumagalli, vediamo adesso, sì, effettivamente adesso sta subendo i colpi che prima non subiva Massimo. Sì. Vedo Fumagalli più determinato, più preciso, ottimo montante al tronco. Brigliadori deve fare qualcosa di diverso, lo vedo un po' in appannato. Adesso sta rispondendo, sta riuscendo, forse ci ha sentito Massimo, ha risposto bene con le braccia. Devono stare attenti con le teste quando incrociano, quando cercano di schivare con la testa in avanti, che è facile spaccarsi o ad aprire una ferita sul viso. Ecco l'arbitro, mi ha appena sentito anche lui e sta richiamando l'avversario a fare attenzione perché sì, ci si picchia ma sempre con rispetto e con disciplina. Buono i colpi e l'avanzare di... Prova un calcio girato, è stato bravo a mandarlo a vuoto. Sì, vedo Fumagalli più presente, più attento.
Brigliatori lo vedo un po' in difficoltà in questa fine prima ripresa. Buono lo kick. Ricordiamo ragazzi, lo kick fanno molto molto male, e se non fanno male è sempre un buon punteggio dal punto di vista degli arbitri, visto che è kickboxing, quindi contano le braccia sì, ma anche i calci, Massimo. Assolutamente, anzi i calci sicuramente sono più spettacolari, ovviamente ci vuole una grande abilità e mobilità articolare. Fermo resta che comunque il bravo atleta di kickboxing è quell'atleta che riesce a essere tra virgolette universale, quindi a riuscire a colpire sia con le braccia che con le gambe, avere un'ottima scelta di tempo che mi sembra il Fumagalli di avere rispetto al Brigliatori. Questa finale di prima ripresa Brigliatori l'ho visto un po' in difficoltà proprio sulle scelte di tempo, Fumagalli un po' più attento, un po' più preciso. Sì Massimo, devo anche complimentare con il pubblico, molto corretto, un fair play anche da parte del pubblico e soprattutto una grande attenzione, sono tutti molto concentrati sui match e stanno dando spettacolo. Vediamo adesso che cosa avrà portato il consiglio tecnico da parte dell'angolo a questi due atleti. Comincia la seconda ripresa. È la seconda ripresa. Vediamo questa seconda ripresa, chiaramente molto aperta, Fumagalli in attacco, fase di clinch. Ancora un buon low kick di Brigliatori, subito la risposta di Fumagalli con le ginocchiate. Secondo me Fumagalli deve prendere una distanza più lunga, lavorare più a lunga distanza. Ha un'ottima scelta, bel montante, non andato ovviamente a bersaglio, ma grande scelta di tempo. Bel gancio destro ancora di Fumagalli. Ottima ginocchiata. Brigliatori. Sì, Brigliatori all'attacco. E penso che Brigliatori deve attaccare. Non deve mantenere la distanza lunga, deve chiudere la distanza. Buon lavoro di Fumagalli al tronco, al corpo. Oh! Bel circolare. Ha tagliato la testa, mi sa Massimo, vedo del sangue. Sì. Vedo del sangue, ragazzi, basta toccare con la tibia, con la gamba e purtroppo si apre la testa. Penso che l'arbitro non si è accorto del colpo, ma c'è stato un bel taglio sicuramente, perché vedo che come l'arbitro ha visto il taglio ha subito decretato lo stop. Adesso vediamo un'esultanza un po' eccessiva da parte dell'avversario, è sempre meglio aspettare un po' per rispetto dell'avversario che si sta riprendendo. L'adrenalina spesso a questi ragazzi, sono giovani. L'adrenalina ovviamente dopo tanto sacrificio, dopo tanta durezza fa parte dei giochi. Adesso c'è attenzione da parte del medico che sta facendo i controlli di questo taglio nella parte occipitale sembrerebbe. E... controllo, parte la musica, Fumagalli ovviamente estremamente contento del risultato. Ripeto, vincere per KO è l'apoteosi che si può provare, al massimo si può provare da parte di un atleta, quindi è estremamente felice di questa vittoria. Adesso anche per fortuna sembra Brigliatori essere comunque lucidi, non aver perso sensi o aver ricevuto dei danni, ma è importante che lo staff medico si accerti che non ci siano danni e che il taglio non sia eccessivamente profondo. Il taglio per fortuna ragazzi sembra non essere profondo sulla testa. Andremo da poco al verdetto dei giudici, ovviamente conosciamo già il verdetto. Vediamo adesso un Fumagalli che sta riflettendo e sta cercando di metabolizzare. Le emozioni sono sicuramente forti. C'è anche rispetto da parte di Fumagalli nei confronti di Brigliatori. Adesso ecco, bacio al pubblico, salutare il pubblico che è venuto a vederlo. Bel match comunque, stava dando molto spettacolo, dove si vedeva un Edoardo Brigliatori molto preparato con dei colpi di braccio indifferente e si vedeva ancora una volta un atleta, Flavio Fumagalli, per dirigere colpi di gambe.
Questo era il termine, il sesto match della serata. Tra poco vedremo il settimo. Quindi godiamoci questo match di puro spettacolo. Ringraziamo gli sponsor della serata di Angelo Vaialente che permettono di portare avanti una serata di questo genere. Mandiamo un caro saluto a tutti gli atleti che dovevano combattere, come Luca Cecchetti, campione del mondo Wago Pro. All'interno del ring, l'assessore allo sport del comune di Rozzano. Ed ecco qui ancora una volta le istituzioni che vengono a sostenere lo sport, a portare un cenno e a fare un saluto agli atleti. Quindi sale l'assessore allo sport di Rozzano. Bella la partecipazione delle istituzioni, ribadisco, a questa serata e alla serata di Kick and Punch Angelo Vaialente, che sta dando grandi soddisfazioni. L'assessore Domenico Anselmo. Domenico Anselmo, assessore allo sport, che premerà Guerrieri. Adesso il verdetto è semplicemente una procedura, una prassi. Referee stop contest injury. Ad 1 minuto e 46 secondi della seconda ripresa. L'angolo rosso, Flavio Fumagalli. C'è Flavio Fumagalli. Come già sapevamo. Rispetto dai due, bel abbraccio, bella questa sportività, l'ennesima conferma di questo sport. Si parla spesso del terzo tempo nel rugby, io qua ci metterei terzo, quarto, quinto tempo, visto che poi gli atleti spesso dopo la serata si vedono, si prendono un drink insieme dopo tanta lunga dieta, magari un pasto insieme, visto appunto la lunga dieta, e si vive insieme la convivialità. E ripeto, più ci si picchia, più il confronto è duro e più dopo l'amicizia rimane forte fra gli atleti, Massimo? Quanti? Assolutamente, nemici dentro le quattro corde, amici nella vita.